Niente più manifesti funerari selvaggi a Qualiano, imbrattano la città. Lo ha deciso il sindaco Ludovico De Luca, che con propria ordinanza ne ha vietato l'affissione negli spazi non autorizzati. Nel provvedimento emanato dal comune napoletano è contenuto anche il disciplinare in cui sono spiegate le modalità e i criteri di utilizzo delle future bacheche, che potranno essere utilizzate da tutte le imprese funebri. È un dispositivo che mira ad evitare che i manifesti funebri siano affissi in giro per la città, e questo per un duplice motivo. In primis proprio per un fatto di decoro urbano, perché oggi ci troviamo nelle condizioni che tutte quante le cabine della SIPO, dell'Enel, sono di fatti diventate delle tabelle per le affissioni funebri. E poi anche per rispetto verso chi non c'è più e per rispetto verso chi resta. L'ordinanza del sindaco fa inevitabilmente discutere la comunità. I cittadini si dividono tra favorevoli e contrari. I manifesti dovrebbero avere il suo spazio per metterlo. Sarà sbagliato. È perché se una persona muore che c'ha i parenti un po' più lontani, come fa a sapere? È un'ipocrisia far vinto manifesto vicino ai muri. Per una parte era buono perché uno sapeva che si aggiornava. Per me ha fatto bene. Si deve mettere al posto giusto. Come si fa a sapere quando muore un cristiano, gli è morto? Invece moriamo un manifesto. È morto, non so, fra uno che è conosciuto. Lo so più. Secondo me è una cosa giusta, perché non è ammesso che ognuno prende l'iniziativa e mettersi. Si manifesta dove le pare e piace. Giusto tenere in ordine il paese e quindi avere degli spazi dove affiggere questi manifesti. Se siete una mattina e vogliono cambiare, e no, e non va bene. I manifesti funebri si mettono dappertutto.